Eccolo qui. Abbiamo collegato Sergio Vignoni, un amico, un grande direttore sportivo, che lo Buonasera a ringrazio per la sua disponibilità. Visto l'ora, perché ricordo siamo in diretta 23 e 38 minuti più o meno. Buonasera Vignoni, allora, tutti. come sta andando il calcio? Non abbiamo trovato ancora squadre, Sergio? No, mica neanche di vantomato cercarle, anche perché di questi tempi non si trova niente. Ecco, nelle telefonate precedenti abbiamo parlato di forze delle squadre, tutti hanno detto che la favorita rimane la Juve, che però una sorpresa potrebbe essere la Fiorentina. Sei d'accordo su questa analisi che anche il Napoli potrebbe far bene? Sì, in linea di massima sono queste, però ci saranno sempre Milan e Inter a detta legge, non saranno facili da battere. Più che altro vedo un Napoli meglio nelle coppe, con la mentalità di Benitez. Ma secondo te la perdita di Cavani è, diciamo, supportata dall'arrivo di Higuaín? È difficile rimpiazzare Cavani. Higuaín non vale Cavani e non vale quei soldi che hanno speso per Higuaín. 40 milioni di euro per Higuaín per me è una follia. Vabbè, sicuramente. Senti, l'altra notizia che te la do, rallenta la trattativa tra Moratti e l'indonesiano Toir, spero di leggerlo bene, eccolo qui, lo stiamo vedendo, bravo Nicola Casi che ha messo l'immagine, che le difficoltà riguardano i circa 200 milioni di debito della società. Moratti vorrebbe dividerlo al 50%, invece Toir vorrebbe che questo debito se la colasse per intero Moratti, e dunque la trattativa sembra un attimino rallentata. Ecco, un Inter che viene ceduta a un indonesiano, gli sceicchi che acquistano squadre in Europa, i russi pure. Sta cambiando il calcio, Sergio Vignoni? Sta cambiando, sì, sta cambiando, ci sono questi praticamente gente ricchissima che arriva da altre realtà che il calcio magari non è ai nostri livelli. Arrivano e secondo me rovinano anche il valore di mercato, perché se andiamo a vedere le cifre che girano attualmente nei grandi club, siamo le follie più totali. Ma questo Vedi Toir Paris che Saint-Germain, stanno questo spendendo soldi che non hanno senso è e vero, sono questo d'accordo poi con di te. Ma conseguenza rovina tutto il mercato. questo Toir che secondo te, che tra poco rivedremo le immagini di chi vuole acquistare il Padova, ha secondo te un progetto, cioè vuole mettersi in mostra a livello mondiale? Che progetto può avere uno come Toir o come... Dicono che questo ha tanti soldi, ma soprattutto la famiglia ha tanti soldi. Se lui vuole mettersi a livello del calcio mondiale, sicuramente deve sposare delle realtà qua in Italia che conoscono la realtà Inter. Poi sicuramente con le sue forze può allargare la cerchia a livello mediatico e far crescere il club, soprattutto in Indonesia dove ci sono tanti tifosi dell'Inter. Però ci vuole gente italiana che conosce la realtà italiana, insomma, dai. Vabbè, sicuramente l'importante è che questo porti soldi almeno in Italia, visto che ce n'è di bisogno. Sì, però il tifoso, volevo concludere, il tifoso non è mai contento perché ha sempre paura che questo arriva, sta un paio d'anni, sbaracca tutto e poi mette in rovina sull'astrico società e per una casa e chi si è visto, capito? Moratti è un'istituzione, una famiglia, è l'Inter Moratti. Ecco, senti Sergio, due domande prima di concludere la telefonata impegnative. La prima, il Vicenza. Vicenza già è stato un grande successo essere riusciti a iscriversi. Questo è il dato di fatto più importante, principale e più imminente. Il resto se lo dovranno adesso gestire, a parte il fatto che la società è in vendita, però devono ricostruire, devono ripartire da zero e trovare le forze economiche per fare una squadra decente, perché non possono pensare che il Vicenza faccia una squadra, tanto non si retrocede, facciamo una squadra così. Signori, no, perché non puoi chiedere a quei 5.000 abbonati, Vicenza è una tradizione, quindi
se pensano di fare una scuola così tanto per fare come mi sembra di vedere, stanno sbagliando di brutto. Però Ecco, chiaro, le forze però ci sono Sergio, e. hanno anche un piccolo vantaggio che, vabbè, visto che non hanno grandi potenzialità economiche e credo difficilmente qualcuno acquisterà la Vicenza perché bisogna prima coprire i debiti e non sono pochi, però hanno un vantaggio che possono fare un campionato di transizione non avendo il rischio di retrocedere perché non ci saranno retrocessioni e non è da Sì, poco però conto. sei una piazza come Vicenza, non puoi andare a chiedere gli abbonati alla gente, capito? Perché se fai una squadra, dico, decente, che cerca di vincere per arrivare nelle prime 8, vinci, fai 4-5 mila abbonati, li fai perché la gente viene, ma se stai facendo la squadra che stai facendo adesso, sicuramente non verranno. Beh, però È un'ottima scelta quella di Lopez, ha non messo. sono d'accordo con Cristallini perché dopo due retrocessioni uno continua a lavorare, va bene che quest'anno non fa la terza retrocessione, però dico io, un cambiamento andava fatto, un segnale andava fatto, insomma, dai. Ma è il solito problema, se non ci sono i soldi, diventa difficile, Sì, fare quei ma quei soldi che cambiamenti. pagano Cristallini ne prendono altri tanti di direttori sportivi in giro che oggi stanno lavorando Mi anche di 30-40 mila euro. Ecco, sì, beh, mi dicono, adesso io non so, gli altri direttori sportivi, che per esempio l'allenatore Lopez prende 45 mila euro, io Sì, credo ma anche che. in Serie B oggi lavorano dei direttori sportivi e prendono quei soldi lì, ma non solo direttori sportivi, ma anche allenatori prendono quei soldi lì oggi in Serie B a Sergio. discapito di bravi allenatori. Che però sono a piedi, cazzo, purtroppo va così, però non possiamo neanche lamentarci perché poi va male. Certo, Sergio, l'ultima domanda. Oltre a Vicenza, il Padova è finita l'era Cestaro. Sono finiti i soldi È a Padova. finito, l'era di Paperon de Paperoni. E una delle cose, lo sai che mi arrabbiavo, che con l'era di Paperon de Paperoni non ci abbiamo vinto un bel nulla. Sì, è vero, cazzo è sempre pronto a smentirti, difatti. È andato via Cestaro, è arrivato questo di Brescia che senza tanti proclami sta lavorando sottoombra e poi non è detto che alla fine magari abbia ragione lui e la squadra centri degli obiettivi che mai magari nessuno si immaginava. Però devo essere anche sincero che da come sto vedendo non è che si stia muovendo molto, stanno facendo una campagna acquisti con i soliti arrivi dal Parma. Gente che non costa, ci sono delle scommesse, sinceramente perché Melchiori sarà una scommessa, io mi auguro che faccia bene perché tante volte succede che gente che arriva ai dilettanti fa anche bene, però Padova è una piazza che tutti sappiamo com'è. Ecco, stiamo vedendo Sperano proprio le ancora nel immagini, rilancio scusami, di. scusami Sergio, stiamo vedendo le immagini di Marcello Cestaro nella preparazione dell'anno scorso che il Padova l'ha fatta a Padova, non in ritiro, quando ha giocato la prima amichevole alla Piani, lui è andato proprio in mezzo ai tifosi, si è gettato in mezzo ai tifosi perché lui ci è rimasto male, insomma, del fatto di essere uscito dal calcio Padova. Prego, stiamo vedendo le immagini di Non questo. so come ci sia rimasto perché non ho seguito le vicende. Sicuramente dopo 10 anni dispiace perché lui ha dato tanto al Padova, ma al di là di questo io credo che qualche traccia di Cestaro ci sia ancora nel Padova. Perché Dici in che senso? nel senso che da come mi dicono fa lo sponsor per 3 anni a 3.000 euro all'anno. No, 2 milioni e mezzo. Ecco, 2 milioni e mezzo. Allora, 4 e mezzo li prendi dalla Lega, un Anche 5. milione e mezzo circa degli sponsor, 2 milioni di incassi, la società costa zero a quello che l'ha Ah beh, presa. questo siamo d'accordo. Questa è la realtà dei fatti, Ah no, questo quindi. Ecco, siamo perfettamente d'accordo, Sergio. allora, se è I venuto a conti Padova per non un po' spendere, meno. magari Io guadagnarci qualcosa. ho fatto conto, Sergio Vignoni, 5 milioni dalla Lega di B, 2,5 Cestaro fa 7,5, 1,5 Porta a casa tra. soldi questo fine Sì, anno. no, esatto, 1,5 tra pubblicità e biglietti, e dunque il totale viene sui 9 milioni di euro. Cioè, dunque, questa società a parte che può spendere fino a 9 milioni di euro e diciamo che non tira fuori di tasca propria il presidente. Sì, però cioè, allora potevamo prenderla anch'io e te la società, E no? perché non l'abbiamo Però presa quando noi? prendi una società è anche un impegno di cercare di far bene, di cercare di investire e non prendendo i soliti giocatori dal Parma.
lo Cioè, il so, però. Padova deve prendere i giocatori suoi di sua proprietà, giovani, mandare in giro gli osservatori a sceglierli, investire e scommetterci. Lo sai che io la penso come te, però dico anche a favore della proprietà che al giorno d'oggi bisogna guardare le entrate e pareggiare con le uscite, se no fai la fine del Vicenza e di tante altre società, Sergio. Sì, è vero questo, però uno che prende il Padova, faccio un esempio, Torino che prende l'Inter, non penso che venga a speculare per guadagnarci, ci deve Altri mettere dei soldi. livelli lì. Sì, altri, io ti ho fatto un esempio, altri livelli, altri milioni di euro, però qua almeno mettere almeno 400-500 mila euro, almeno metterli, ecco, Ah quello che, no, però sono. io non entro nelle tasche del nuovo presidente, quindi ci mancherebbe, saranno poi i tempi, i risultati a dare ragione al loro lavoro, insomma, noi saremo Certo. qui a verificare Certo. magari dei risultati ottenuti per Padova, bene o male hanno una bonifica all'Iattura. Quest'anno poteva, con magari con Cestaro qualche investimento, puntare anche a vincere il campionato, perché quest'anno era un'occasione nuova come lo era l'anno scorso. Ah beh, è vero, Già. ne abbiamo già parlato, però è finita l'era Cestaro. Va bene, staremo a vedere quello che succederà in tutto l'anno con il Vicenza e con il Padova, le squadre che Sergio Vigneron ha seguito e lui è stato anche direttore, parlo di queste qui vicino, anche del Venezia e dell'Udinese, quindi conosce Venezia molto. che è tornato in Serie C1 è una buona cosa. Non sono tanto d'accordo che sia arrivato Specchia, che dal Portogruaro, dalla Vila, ha portato nei dilettanti. Secondo me andava avanti solo con Gazzoli, senza rompere gli equilibri, perché a Gazzoli sinceramente ha fatto bene a Venezia, nell'ombra ha vinto il campionato. Ah beh sì, ma i russi hanno visto così, staremo a vedere. Va bene, grazie Sergio Va bene. Vignoni, grazie Sergio della tua Buona disponibilità. continuazione a tutti quanti, buone vacanze. Grazie, buone vacanze anche a te Sergio Vignoni.